ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere alcune cose che ho ricevuto questa settimana, che ho raccimolato, che ho inserito tutte all'interno di questa borsina di L'Oreal. So in realtà che in uno dei video precedenti ho introdotto una nuova rubrica, i pacchi del mese, però questa settimana ho raccimolato un po' di cose, quindi ho pensato di farvele vedere in un video e di non aspettare la fine del mese di marzo, perché altrimenti avrei troppe cose da farvi vedere, quindi per questo mese va così, vi faccio un altro video su pacchettamento. In realtà quasi tutte le cose che ci sono all'interno le ho già curiosato, alcune cose le ho già utilizzate, però facciamo finta di niente, ero troppo curiosa. Parto pescorando, ma parto da questa scatola. Circa una decina di giorni fa ho ricevuto un nuovo orologio da Jord. Jord è un'azienda che ha sede negli Stati Uniti, infatti arriva proprio dagli Stati Uniti. La tempistica di spedizione è di circa 2 settimane e io ho dovuto pagare 13 euro di dogana perché mi hanno fermato l'orologio alla dogana. Jord è un'azienda che realizza orologi in legno, tutti orologi in legno. E questa è un'idea davvero molto bella, non ho mai avuto un orologio in legno e sono stata contenta di aver avuto la possibilità di scegliere uno di questi orologi sul loro sito. Ci sono tantissimi modelli, sia per uomo che per donna. Io ho scelto questo, non ricordo il nome esatto di questo modello, quindi vi lascio il link sotto nell'info box. Ho scelto questo con il quadrante completamente nero scuro. Visto che ho tanti orologi col quadrante chiaro, ho deciso di scegliere un orologio che avesse il quadrante molto un quadrante scuro, e l'ho scelto con le lancette oro. Stranamente non sono andata sulla rose gold proprio perché ne ho diversi, quindi ho preferito scegliere un modello completamente diverso da tutti quelli che già possiedo. È appunto realizzato completamente in legno, sia il cinturino che la cassa. Il quadrante è parecchio grande e tra l'altro anche la misura del polso mi va ancora un pochettino grande, quindi dovrò far togliere ancora una maglia barra due perché mi sta ancora leggermente grande. E la cosa positiva è che quando si ordina su questo sito vi danno la possibilità di fargli sapere la misura del vostro polso, almeno per me così è stato, e poi vi arriva a casa già a misura. Io però evidentemente ho sbagliato a prendere la misura perché mi va ancora grande, quindi dovrò farlo sistemare. Comunque mi piace davvero molto proprio perché, diverso dai soliti orologi, il quadrante, come vedete sul mio polso, è bello grande, però mi piacciono molto gli orologi con il quadrante grande. Questo, se non sbaglio, è un modello che può essere utilizzato, c'è un modello unisex sia per donna che per un uomo. Mi piace molto, e poi tra l'altro è leggerissimo. All'interno della scatola abbiamo anche un panno per pulire l'orologio, c'è ovviamente la sua garanzia di 2 anni e poi c'è anche questo olio 100% naturale. Questo credo che serva per ammorbidire i perni che ci sono all'interno delle maglie, per rimuovere le maglie più facilmente. E anche la scatola, come l'orologio, è tutta in legno. Inoltre ho anche una sorpresa per voi. Se mi seguite su Instagram sicuramente lo saprete già, se non mi seguite ancora vi consiglio di farlo, mi trovate come giadafra91. Comunque su Instagram ho annunciato l'apertura di questo giveaway, quindi se volete partecipare a questo giveaway, se volete vincere uno di questi orologi, vi basterà semplicemente aprire il link che vi lascio qua sotto nell'info box. Una volta aperto questo link dovete semplicemente mettere i vostri dati personali, selezionare il modello di orologio che più preferite e voilà, vi sarete iscritte a questo giveaway. Il giveaway scade il 18 marzo, però anche un codice sconto per voi, dovrebbe essere già da fra, però per sicurezza controllate l'info box, un codice sconto di $25 sul totale del vostro ordine, quindi se sarete sfortunate potrete comunque utilizzare questo codice sconto, da cui io non ci guadagno assolutamente nulla, per avere qualcosina di sconto sull'orologio. Poi andiamo avanti e voglio mostrarvi queste cover che ho ricevuto dal sito MyCase. MyCase è un'applicazione che si scarica sul telefono, io l'ho scaricata e poi ho scelto 3 cover. MyCase dà la possibilità di personalizzare le vostre cover. Io ad esempio ne ho personalizzate 2, che sono queste. Tra l'altro le cover vengono confezionate tutte singolarmente all'interno della propria scatolina. È davvero semplicissimo ordinare su questa applicazione e personalizzare la cover, personalizzare la vostra cover. Vado ad aprire questo così ve la faccio vedere meglio. Ed eccole qua, le ho aperte alla fine tutte e tre e sono rimasta stupita dal materiale perché guardate, le cover si piegano tutte, non si rovinano, la stampa è fatta bene,
Adoro le cover di questo materiale in silicone morbido perché si riescono a mettere facilmente sul telefono, ma la cosa più bella è che si riescono a rimuovere senza distruggere il cellulare, senza fare troppa fatica, cosa che succede con le cover ultra rigide. La prima che ho personalizzato è questa. Farlo è davvero semplicissimo, vi basta semplicemente selezionare il modello del vostro cellulare, importare sull'applicazione l'immagine che volete far stampare sulla cover stessa, e poi se volete c'è la possibilità di inserire anche qualche scritta. Io ad esempio ho inserito le mie iniziali qui nell'angolino GF, ci sono alcuni font tra cui poter scegliere, e questa è la prima che ho personalizzato. Questa immagine l'ho presa da Pinterest, mi piacevano molto le ciglia con queste labbra rosa e poi sono andata a personalizzarlo con le mie iniziali. Volendo però potete utilizzare anche le vostre fotografie, la fotografia del vostro animale, dei vostri bambini, della vostra famiglia, della vostra migliore amica, del vostro fidanzato, insomma potete personalizzarla anche con le vostre foto. A me questa cosa non piace molto, preferisco sulle cover avere dei disegni diversi dalle fotografie, dalle mie fotografie personali, però volendo potete farlo. Questa è sicuramente la mia preferita. Poi ho personalizzato questa, anche questa immagine l'ho presa da Pinterest, io su Pinterest ci navigo un sacco perché trovo sempre un sacco di ispirazione. Mi piaceva molto questa immagine con la scritta Coffee Time e la tazzina del caffè qui a lato, e sopra il caffè anche qui ho fatto inserire le mie iniziali GF. E l'ultima è questa, che non ho personalizzato, che ho scelto tramite la loro galleria, tramite il loro shop, però ho sbagliato come potete notare perché ho preso la cover dell'iPhone 8 e non dell'iPhone 8 Plus, non ci ho fatto caso, quindi questa la passerò o a mia sorella o a mia mamma. Anche questa è in silicone, bella morbida, con lo sfondo marmorizzato, leggermente c'è un po' l'effetto marmo. E poi c'è questa scritta, sono davvero fatte benissimo, questa però con le ciglia è la mia preferita in assoluto. Vi lascio il link per scaricare l'app qua sotto nell'info box se volete personalizzare le vostre cover. E adesso passo ai prodotti di make up e parto mostrandovi questa combo di Smashbox che ho già utilizzato. C'è il primer 24 ore che è fantastico, lo applico su tutta la palpebra, lo lascio agire per circa 60 secondi e poi passo all'applicazione dell'ombretto. Fa durare l'ombretto molto più a lungo e intensifica maggiormente il colore dell'ombretto che poi andrà applicato. Ci sono all'interno 12 ml di prodotto ed è davvero un ottimo primer. Solitamente ho il vizio di non utilizzare il primer sugli occhi, ma ho notato che utilizzando questo gli ombretti sono ancora più pigmentati e poi davvero durano più a lungo. E poi ovviamente c'è l'ombretto, questo trio di ombretti Photo Edit Eyeshadow Trio. Io ho scelto questo trio di ombretti nella tonalità nude perché sono colori che porto sempre, quindi so di sfruttare davvero al massimo. La cosa che mi piace molto di questi ombretti, oltre alla scrivenza, sono davvero super pigmentati, si sfumano benissimo, hanno una bellissima resa sugli occhi, è il pack perché è ispirato all'obiettivo di una macchina fotografica. E adoro, adoro davvero tantissimo questa idea, questo pack. E questi sono i tre colori. C'è questo color burro, color banana. C'è questo marrone, colore intermedio. E poi c'è questo marrone più scuro. Sono tutti e tre colori opachi. Inoltre trovo che sia perfetto da portare in viaggio, da tenere anche semplicemente in borsetta, perché è davvero molto piccolo, ma all'interno abbiamo sempre tre colori che si utilizzano, che stanno bene utilizzati insieme, quindi davvero per i viaggi secondo me questo trio di ombretti è perfetto. Passo poi a un trattamento di bellezza per le labbra di Aveda. Si tratta di un balsamo neutro che va a nutrire, ad idratare le vostre labbra. Si può utilizzare volendo anche sopra il rossetto per prolungare la durata. Il pack è questo, tutto opaco, marrone opaco, mi piace molto. E il balsamo, eccolo qui, non ha colorazione sul labbro, però appunto si può utilizzare sopra il rossetto per farlo durare più a lungo. Tra l'altro è realizzato con menta piperita, il profumo si sente tantissimo, è molto molto fresco, e anche quando lo vado ad applicare sulle mie labbra le sento proprio molto più fresche. Questo l'ho utilizzato soltanto una volta, una sera prima di andare a dormire l'ho provato, e davvero rende le labbra super super morbide e va a nutrirle. È realizzato con ingredienti nutrienti di origine biologica,
davvero anche questo come prima impressione mi sembra un ottimo prodotto per le mie labbra che in questo periodo le stanno risentendo tantissimo. Poi tra l'altro è arrivata anche la neve qui a Brescia in questi giorni, quindi c'è cioè, ormai settimana scorsa quando vedrete questo video, però insomma le mie labbra ne hanno risentito parecchio a causa di questo freddo. E siamo arrivati all'ultimo pacchettino, questo arriva da L'Oreal, guardate che bello il pack, questa scatola, abbiamo questa scatola che sembra, cioè, fatta identica alla Polaroid. Infatti qua si può tirare ed esce appunto la Polaroid. Vivi la vita senza filtri, apri e scopri i tutorial. E voilà, all'interno abbiamo appunto delle Polaroid che presentano tutti i prodotti. E voilà, ecco tutti i prodotti contenuti all'interno della Polaroid. Abbiamo quindi il primer per coprire i rossori, questo verde, il primer per illuminare l'incarnato e poi il primer per minimizzare i fori, che mi è sempre molto molto utile. Poi ci sono i nuovi fondotinta infallibile 24 ore fondotinta in stick 1, 2, 3, addio filtri, uniforma, disegna delle strisce su tutto il viso, poi utilizza un applicatore blender o le dita per stendere il fondotinta in modo da uniformare il tuo incarnato, utilizza la nuance più scura per fare un po' di contouring e quella più chiara per illuminare le zone del viso. Quindi appunto ci sono tre tonalità differenti di fondotinta in stick, c'è la 120 che è la più chiara, no, c'è la 100 che è la più chiara, poi c'è la 120 e la 220 che è quella più scura per fare un po' di contouring. Sono curiosissima di provarli. E poi gli ultimi prodotti sono questi, due matite per le sopracciglia e un eyeliner, Micro Tattoo Brow Artist, il tocco finale effetto tattoo, disegna dei piccoli tratti diagonali, insomma qui spiego proprio come utilizzare il prodotto. Ci sono due matite per le sopracciglia, una per le tonalità più chiare e una per le tonalità più scure, e poi c'è un eyeliner in penna nero. Sono davvero curiosissima di provare tutti questi prodotti, sicuramente presto vi farò sapere come mi sono trovata, magari fatemi sapere se vorreste vederli all'opera in un getter di vitmi. Io spero che questo video vi sia piaciuto o perlomeno di avervi tenuto un po' di compagnia, vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!